Bentornati razziatori in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto la Fiat Bravo, dopo avervi portato appunto la Lancia Delta e l'Alfa Giulietta. Allora, la Bravo è nata nel 2005 per sostituire la Stilo, che comunque l'ha affiancata per un breve periodo, perché la Stilo è stata dismessa nel 2007-2008. Allora, questa auto qua è nata comunque per fare concorrenza alla Golf e alle segmento C con un prezzo di molto molto competitivo, e in questo ci sono riusciti. Allora, esteticamente la macchina forse un pelo anonima, ma secondo me è più riuscita rispetto alla Stilo. Parere mio, la Stilo 3 porte ancora, ma la Stilo 5 porte per me era brutta, sinceramente non me ne vogliate. Questo invece comunque è molto piacevole. Allora, vediamolo insieme. Praticamente sostituisce la Stilo, però ne prende alcune parti della meccanica, tra cui allora il telaio che è lo stesso, le misure di gomme e anche alcune proporzioni. E anche l'assetto, che comunque è tra il rigido e il morbido, alla fine è una via di mezzo. Diciamo che invece la cugina Delta, che deriva da questa macchina, è molto più morbida, per esempio. Allora, cosa monta questa macchina come sospensioni? MacPherson all'anteriore, ponte rigido dietro, per avere appunto una sospensione economica e semplice. Gomme che monta questa macchina? Allora, rarissimamente trovi 15, di solito trovi 16, per esempio questa monta le 205 55 R16, poi monta anche 205 50 R17 o 225 45 R17. Sinceramente, se dovessi fare una modifica, gli metterei appunto quest'ultima misura per avere appunto una gomma più larga, però lì chiaramente dipende dall'utilizzo che ne volete fare. Se volete un utilizzo un po' più sportivo, perché appunto hai una spalla della gomma più bassa. Ok, allora, cosa monta come motore questa macchina? Allora, a benzina monta bene il 1400 16 valvole Fire da 90 cavalli, offerto anche con l'impianto a gas. Mentre invece poi ci sono anche i motori turbo, quindi i T-Jet, quindi c'è il 120 cavalli e il 150 cavalli. Purtroppo non hanno mai osato facendo una versione un po' più pepata. Secondo me potevano fare magari il 1400 T-Jet 180 cavalli, tipo quello della Punto Abarth, perché alla fine non avrebbe fatto concorrenza alle compatte del gruppo Fiat, quindi appunto la Giulietta e la Delta, perché alla fine aveva un motore un po' meno prestante, perché la Delta aveva il 1800 di Jet, che sarebbe il 1750 depotenziato da 200 cavalli, mentre invece la Giulietta ha appunto il 1750 in versione da 240 cavalli, quindi secondo me non si sarebbero fatti concorrenza a vicenda. Peccato, perché secondo me potevano farci una versione Abarth della Bravo, perché secondo me è molto più piazzata rispetto alla Punto e soprattutto alla 500, parere mio personale. Cosa che stanno facendo ancora oggi sulla Tipo. Purtroppo sulla Tipo la stanno snobbando mettendogli due motori a benzina in croce. Poi monta anche una versione multi-air da 140 cavalli, che è stata poco venduta. E poi ci sono i motori a gasolio, che sono quelli più diffusi su questa macchina. Allora, prima montava il 1009, 8 valvole da 120 cavalli e 16 valvole da 150. Poi sono stati sostituiti, allora, il 1009 8 valvole dal 1006 multijet, come questa qua, da 105 cavalli. Poi in alcuni mercati c'era anche addirittura la 90 cavalli depotenziata, ma non qui in Italia. Poi, invece, come altro motore per sostituire il 1009 16 valvole, è stato fatto il 2000 multijet 165 cavalli, perché è la versione più potente, ovvero la 170-175 cavalli, era esclusiva Alfa Romeo per la Giulietta, appunto. Allora, che difetti ha questa macchina? Diciamo che ne ha molti pochi, alla fine. Il primo lo notate subito, il fatto che si ingialliscano i fari, però lì è un classico di quasi tutte le auto moderne, perché questi sono fatti in plastica, però alla fine con una lucidatina vengono bene. Poi, altro difetto? I silent block del ponte posteriore, che magari tendono un po' a far rumore, a toccare, fare toc toc, però nulla di irrisolvibile. Come problemi di elettronica non ne ha molti rispetto alla precedente Stilo. La Stilo su questo punto di vista era un disastro. Poi, difetti motoristici? Allora, il 1009 forse soffriva del fatto che avesse filtro antiparticolato in mezzo alla macchina. Infatti per quello hanno fatto prima il 1006 poi il 2000, appunto per mettere il filtro antiparticolato sotto i collettori di aspirazione.
e anche perché così questa macchina qua poteva avere rigenerazioni più costanti perché appunto si scaldava più velocemente. E parere mio, rispetto al 1.9 8 valvole, il 1.6 è più godibile perché ha più schiena, parere mio. Poi il 1.9 probabilmente con le modifiche va più forte, quello sono d'accordo, però il 1.6 come schiena è uno dei migliori motori che ci sono in circolazione ancora oggi. Allora, poi il 2000 multigetto come il 1.6, diciamo che forse è solo il difetto di qualche piccola perdita dalla guarnizione del coperchio punterie e dalla coppa dell'olio, però cazzatine alla fine. Questa macchina qua alla fine in sé non ha grandi difetti perché non è che abbia chissà cosa attaccato. Ok, allora facciamo una bella cosa, vediamo prima il bagagliaio. Allora, il bagagliaio è un punto abbastanza forte per questa macchina. Vero che ha una soglia di carico molto alta, però il bagagliaio è molto spazioso, è più che sufficiente per caricare, quindi ottimo così. Ora vediamo lo spazio posteriore. Ok, lo spazio posteriore è più che sufficiente alla fine. Il comfort c'è e tra l'altro ha pure una bocchetta qua per il bracciolo che è più che sufficiente per avere comunque un buon rinfresco. E niente, ragazzuoli. Secondo me come macchina è anche fatta abbastanza bene per essere comunque pur sempre una Fiat dell'epoca, anche se secondo me le Fiat in quel periodo già si stavano alzando di qualità. E niente ragazzuoli, che facciamo? Non vediamo lo spazio anteriore? Ok Seguitemi. ragazzi, siamo all'interno della Bravo. Cosa vediamo? Un interno comunque con più o meno lo stesso ritaglio della Grande Punto e della Lancia Delta alla fine. Però questa qui comunque ha la sua personalità con questo finto carbonio, la scritta Bravo, per appunto indicare su che macchina sei. Console abbastanza semplice con tra l'altro il City, la SR off, ovvero il controllo di trazione tolto, chiaramente fendinebbia e tutto, e chiusura centralizzata, aria condizionata. Non ha chissà cosa questa macchina, però quello che ha alla fine è sufficiente per avere comunque un utilizzo buono senza avere grandi problemi. Ah, naturalmente, non l'ho ancora menzionato, ma chiaramente quest'auto qua, come tutte le Fiat dell'epoca e anche nuove purtroppo, hanno un servosterzo elettrico. E diciamo che anche essa non è esente dal problema che il piantone possa bloccarsi da solo perché appunto il convertitore di coppia parta. Diciamo che magari sono un po' ripetitivo, però alla fine il difetto è diffuso in tutte le macchine del gruppo Fiat con appunto questo servosterzo elettrico. E niente ragazzuoli, che facciamo? Un test su strada non lo facciamo? Seguitemi. Ok, siamo a bordo della nostra Bravo. Allora, in primis posso dire che questa macchina sia comunque abbastanza comoda, sebbene non sia morbida come la Delta, alla fine il suo comfort ce l'ha. Diciamo che questa macchina qua, come dicevo prima, è una via metà tra appunto la Delta e la Giulietta. È una via metà, tra l'altro postscriptum, smentiamo una voce, quelli che dicono che la Giulietta ha lo stesso telaio della Bravo. Non è vero. Non è vero, ma quello l'ho già detto in più video, però non so perché la gente è ancora convinta di ciò. Vabbè, non è un problema. L'unica cosa che posso dire è che comunque questa macchina alla fine abbia comunque una buona posizione di guida, un cambio abbastanza preciso, tra l'altro questo esemplare è dotato di un cambio a 6 marce, essendo appunto 1.6 multijet 105 cavalli. Poi vediamo un po' allora, l'insonorizzazione della macchina è discreta, chiaramente il motore è rumoroso perché è appunto un turbo diesel. Però tutto sommato la macchina va bene, il rumore che sentite ogni tanto probabilmente sono le testine dello sterzo perché sentite toc 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 toc. O magari possono essere anche le biellette, magari un controllino glielo darei. Adesso proviamo questo 1.6 multijet, anche se già l'ho provato sulla Delta. Diciamo che il pregio di questo motore è la sua schiena, tipo siamo a 1.500 giri e la macchina reagisce subito. Poi dopo i 3.000 giri chiaramente è finita. Diciamo che rispetto al vecchio 1.9 8 valvole ha più schiena ma meno a lungo. Il cambio diciamo che nonostante questa sia un 1.6 è abbastanza rapportato e permette anche di girare a un regime autostradale molto basso. Per esempio adesso siamo a 80 all'ora e siamo a 1.400 giri. Schiaccio, la macchina riprende. Nonostante non sia un motore gigantesco perché fino a 1.6 è abbastanza elastico. Nulla da dire. Lo sterzo, nonostante sia comunque con servo assistito con appunto questo servo sterzo elettrico, è abbastanza preciso.
quello bisogna confermarlo. E diciamolo, questa macchina qua comunque può divertire con un bel assettino, delle belle gomme, dei bei cerchi da 17, ve lo garantisco, diventa un go-kart. Anche perché il telaio della Stilo era tanta 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 roba ai tempi, ve lo garantisco. La frizione non è neanche troppo dura alla fine, vabbè, consideriamo sta macchina qua a 180.000 km, non so se la frizione è la sua originale, però è abbastanza morbida. L'insonorizzazione della macchina al di fuori di questo è molto buona. È molto buona, chiaramente, se la prendi con un motore benzina, l'insonorizzazione è ancora migliore, perché appunto il motore benzina è più silenzioso. Poi chiaramente c'è anche la funzione City, che continuerò a dire che secondo me non serve a niente, perché comunque sia ti alleggerisce lo sterzo anche fin troppo. Diciamo che dovrebbe essere utile nei posteggi, ma lo sterzo è anche abbastanza leggero, non ne vedo l'utilità, sincero. Anche perché tra l'altro questa funzione qua tende appunto a aumentare la possibilità che questo servo sterzo si blocchi. Allora, la cosa che mi sorprende di questa macchina è il fatto che comunque, nonostante sia un'auto molto economica, perché lo era ai tempi quando era nuova e lo è ancora adesso nel mondo dell'usato, alla fine sia solida. La macchina è solida, ragazzi. Magari ha qualche piccolo scricchiolio, ma ci sta, perché la macchina comunque è del 2008. Però tutto sommato la macchina va benissimo. Diciamo che come affidabilità, al di fuori del motore, ne ha molta, visto che comunque non è che ci sia attaccato molto, perché alla fine ha un sistema sospensivo semplice, l'elettronica è ben gestita rispetto alla Stilo, i motori vanno tutti bene. Allora, il 1.4 aspirato diciamo che è un po' un polmone, detto sinceramente, però è un motore quasi eterno. Infatti molti le prendevano a gas e ci macinavano anche più di 300.000 km, i turbo diesel meglio ancora, perché i turbo diesel della Fiat sono sempre stati tanta roba, sempre, che siano 1.900, 1.600, 2.000. Diciamo che come macchina in sé va molto bene, non è che abbia grandi difetti. Poi la tenuta di strada, nonostante questa comunque abbia le testine dello sterzo un po' deboline, gomme non perfettine, tra l'altro 4 stagioni, è molto buona. Poi magari tra le curve ve la faccio vedere un secondo. Ok, allora questa macchina qua, naturalmente, montando delle gomme 4 stagioni, adesso che fa caldo chiaramente fischiano subito, perché appunto la gomma scalda, l'asfalto è molto caldo e quindi la gomma fischia subito, però la trazione in sé è molto buona. Anche con l'assetto originale ti puoi divertire molto, chiaramente sempre che l'avantreno sia a posto. Su questo non ho il minimo dubbio. E niente, ragazzuoli, ditemi cosa ne pensate di questa macchina. Fatemi sapere se magari siete possessori o ex possessori, e comunque sia ve la consiglio vivamente in tutte le versioni, soprattutto quelle un pochino più pepate. Se volete una macchina divertente, economica, questa è una delle scelte migliori che potete fare nel mondo dell'usato. Perfetto, ciao a tutti!